Scuola guida. Scuola guida con la signora Puff. Questo filmato educativo è offerto dalla CDBB, UPTS, SLDS, cittadini di Bikini Bottom uniti per tenere SpongeBob SquarePants lontano dalle strade. Buongiorno, miei cari allievi. Io sono la signora Puff, la vostra istruttrice di guida diplomata. Quest'oggi vedremo quali sono le principali differenze fra i guidatori prudenti. Oggi è la giornata ideale per un corso di guida. E quelli del tutto privi di prudenza. Ciao, Squiddy. Guarda cosa riesco a fare con le mie gambe. Ora vediamo qualche esempio, d'accordo? Pressione dei pneumatici. Ogni guidatore prudente, come prima cosa, gonfia attentamente i suoi pneumatici, assicurandosi di portarli al giusto livello di pressione. Questo non è un guidatore prudente. Cinture di sicurezza. Il guidatore prudente aggancia sempre la cintura di sicurezza prima di mettersi in viaggio. Questo gli consentirà di limitare i danni in caso di collisione. Notate come si ferma dolcemente al segnale di stop. Quest'altro guidatore non ha alcun rispetto per le norme di sicurezza. Beh, per fortuna ha messo la cintura di sicurezza. Sistemare gli specchietti. Cosa sta facendo il nostro guidatore prudente? Esatto, sistema lo specchietto prima di partire. Non come questo degenerato. Perfetto. Perché non guardi nel tuo specchietto? Specchietto, è vero, ho sistemato solo un retrovisore. Ah, non vedo niente. Maledizione. Ultima cosa, ma non meno importante, un guidatore prudente presta la massima attenzione a tutto quello che succede attorno a lui ed evita ogni distrazione. Notate come i suoi occhi siano inesorabilmente bloccati sulla strada. E qui vediamo in azione un guidatore totalmente distratto, impegnato in qualsiasi attività tranne rimanere concentrato sulla strada. Ah, idiota! Buongiorno! Aiuto, questo è impazzito! Ah! Tutto ok, amico? Che male, ma che schiedato! SpongeBob, voglio dire, un guidatore imprudente non solo è pericoloso, ma dimostra disprezzo per gli altri guidatori e per la legge. Buongiorno, signora Puff. Avete visto che succede se non si guida con prudenza? Lasciamo stare.